tutti, buonasera a tutti i consiglieri, ci rivediamo dopo, vi ricordate bene, una maratona che ci aveva impegnato a fine anno proprio nel riconoscere molti dei debiti fuori bilancio che si erano accumulati nelle precedenti amministrazioni. Abbiamo ottenuto un risultato molto importante perché siamo riusciti a restituire ossigeno sicuramente a tante imprese che attendevano da tempo il pagamento dei lavori eseguiti e delle forniture fornite. Quindi, per quanto riguarda questo aspetto, giova a questo punto fare una considerazione riguardo al parere appena ricevuto da parte dei revisori. I revisori, infatti, sulla base delle attività svolte da questa giunta e sulle variazioni che sono intervenute all'interno del documento della programmazione di bilancio, variazioni che preciso minimali, sono state recepite favorevolmente ed hanno accolto appunto il parere favorevole dei stessi revisori. Ovviamente il parere è corredato anche da alcune raccomandazioni che rappresentano quelle criticità di cui tutti i romani sono al corrente. Parliamo quindi di queste passività potenziali che si sono venute a creare nel corso dei decenni e che questa amministrazione è chiamata comunque a dover gestire e far fronte. Sicuramente l'attività svolta nel corso di queste settimane ha favorito moltissimo la costruzione di un parere in linea con quelle che erano le nostre aspettative, innanzitutto perché siamo riusciti, riconoscendo i debiti fuori bilancio, ad individuare spazi maggiori di finanza pubblica e quindi liberare su quest'anno appena cominciato un'agibilità notevole in tema di ulteriori spese e quindi anche possibilità di investimento per quanto riguarda questa amministrazione e nello stesso momento anche possibilità di far fronte a eventuali passività. Ecco, questo è stato il punto dal quale si è partiti anche con l'emendamento al bilancio. L'emendamento al bilancio recepisce alcune variazioni che si sono verificate nel corso della fine dell'anno. Come sapete bene, abbiamo sfidato questa amministrazione presentando un bilancio il 15 novembre proprio per rispettare quelli che erano i termini di legge. Molte attività degli uffici non si erano ancora concluse e pertanto anche alcune indicazioni non erano pervenute in tempo per il bilancio e da qui l'emendamento di cui in discussione, per il quale appunto si è provveduto a fare l'integrazione alla proposta di bilancio. Ecco, quindi io ringrazio sicuramente i revisori per l'attività che hanno svolto, non soltanto adesso per la costruzione del parere, ma anche per averci assistito nella fase di costruzione dei singoli pareri sui debiti fuori bilancio fatto appunto nel corso della fine dell'anno. Da qui ripeto che forse il percorso che è stato intrapreso anche con l'aiuto delle opposizioni che hanno trovato nel riconoscere questi debiti un fondamento soprattutto di legalità, ecco, ci auguriamo che questo percorso iniziato possa proseguire anche per la città, anche in vista di questo bilancio che ci troviamo a discutere e ad approvare, comunque a votare sicuramente. Ecco, da questo punto di vista nasce e ritengo che sia opportuno rilevare l'importanza di questo atto che stiamo facendo. Da una parte l'importanza di un bilancio che è approvato entro i termini del primo mese, quindi entro il 31 gennaio, produce dei benefici ulteriori per questa amministrazione e per tutti gli enti locali che dovessero fare altrettanto, ovvero la possibilità di avvalersi di spazi finanziari maggiori e benefici anche in termini gestionali. Da questo punto di vista questa giunta si è impegnata moltissimo e abbiamo cercato di muoverci proprio in questa direzione, proprio per assicurare a questa amministrazione il massimo delle possibilità. Nello stesso momento ricordo a tutti che non approvare un bilancio entro la fine dell'anno produce come effetto l'esercizio provvisorio che è deleterio per chi ha intenzione e ha voglia di investire sulla città come questa amministrazione e dare delle risposte ai cittadini che attendono da tanto tempo. Quindi anche qui un'approvazione fatta subito, immediata, di questo bilancio dà la possibilità, autorizza
tutti gli uffici a iniziare quell'operoso compito e anche oneroso compito di dare seguito alle istanze che la città attende. Parliamo quindi delle opere di lavori pubblici, di investimenti che questa città attende da molto tempo e soprattutto la possibilità di cominciare a bandire gare che diano respiro a questa amministrazione, perché ricordo a tutti che l'anomalia di tutto quello che è avvenuto, e ho sentito anche tantissime osservazioni da parte dei consiglieri di opposizione che parlavano proprio di una città che era ferma. Ricordo che una città è una città che si è fermata nel momento in cui Marino è stato dimissionato, nel momento in cui è entrato un commissario straordinario che proprio per i suoi poteri non poteva fare altro che garantire l'ordinaria gestione della cosa pubblica di questa amministrazione. Questa nuova giunta si è insediata e ha dovuto quindi riprendere completamente tutte le attività che si erano interrotte, quelle di non solo di ordinaria ma anche di straordinaria amministrazione. Come sapete bene, molti contratti sono andati in proroga, molte situazioni, molti bandi sono, quindi non si sono fatti, l'amministrazione non si è impegnata in questo senso, certamente per via di una situazione che era, diciamo, tra virgolette provvisoria. Ecco, da questo punto di vista credo che un bilancio che autorizza l'amministrazione a muoversi a 360 gradi può dare una risposta concreta alle esigenze di tutti noi cittadini romani. Allora, desidero quindi iniziare e soprattutto con questa relazione anche rispondere a tutte le criticità che sono state evidenziate dai consiglieri di opposizione e che svolgono un ruolo importante, non solo democratico, ma anche di sentinella, come qualcuno potrebbe dire, di quella che è la democrazia, ma anche l'azione amministrativa. Allora comincio a dire subito che abbiamo voluto far ripartire Roma con questo bilancio. Abbiamo cercato di superare quelle che sono le criticità del passato. Sapete bene che le criticità sono stratificate, quindi non si superano in un secondo, però abbiamo dato un segnale forte. Anche i revisori, nel loro parere, per chi poi avrà la possibilità di leggerlo, vedrà che c'è un'attestazione in questo senso, ovvero che l'amministrazione si è incamminata in un percorso e giustamente, come deve avvenire, viene richiesto a questa amministrazione di monitorare e controllare che tale percorso venga rispettato. Ecco, quindi stiamo in una situazione di programmazione, io direi, quindi in questa direzione ci siamo mossi, e ci siamo mossi soprattutto costruendo un bilancio che è responsabile, veritiero e soprattutto prudente. Non abbiamo fatto stime fuori ogni considerazione. Ricordo ad esempio quando alcuni anni fa alcune amministrazioni hanno sovrastimato ad esempio alcune entrate e sottostimato altri costi. Faccio un esempio, parliamo delle multe oppure parliamo delle utenze. Ecco, in questi casi ci siamo trovati poi la costruzione dei famosi debiti fuori bilancio che poi abbiamo dovuto gestire alla fine dello scorso anno. Abbiamo anche accolto quelle che erano le necessità che sono state rese concrete da parte delle strutture dipartimentali che ci hanno comunicato appunto quelle che erano le loro esigenze e soprattutto abbiamo fatto un confronto tra quelle che erano le previsioni sui dati storici e gli impegni che erano chiamate a gestire tali strutture. C'è stata un'attenzione profonda, cosa diversa rispetto al passato, sulle strutture territoriali, quindi sui municipi, perché abbiamo ritenuto che i municipi sono il punto di frontiera tra l'amministrazione e il cittadino, soprattutto per quello che possiamo definire un rapporto di garanzia di quella che è la continuità dei servizi sociali. Ecco, questi sono alcuni, per esempio, elementi che hanno contraddistinto questo bilancio triennale. È chiaro che anche evitando che si creino nuove criticità si raggiunge l'obiettivo di percorrere quel risanamento che tutti attendiamo.
occorre sicuramente apprendere da quelli che sono stati gli errori del passato, e come sapete bene ce ne sono stati molti e sono stati anche attenzionati non solo dalla stampa ma anche dai media e dalle televisioni, e bisogna cominciare a risolvere tutti i problemi che si sono sedimentati negli anni, e bisogna evitare che questi problemi poi abbiano un riverbero sul presente ma soprattutto sul futuro di questa città. Ecco, questo è il nostro impegno, abbiamo cercato di andare anche in questa direzione con questo bilancio. Per questo le ulteriori risorse che si accerteranno in corso di esercizio ci consentiranno di affrontare le criticità più rilevanti ed urgenti, e soprattutto intendiamo per questo preoccuparci del futuro, ecco, difendendo da una parte gli stanziamenti dell'amministrazione, che deve comunque svolgere dei compiti istituzionali, nonché erogare direttamente oppure indirettamente i servizi ai cittadini. Da qui l'utilizzo delle società strumentali di cui l'amministrazione dispone. Ecco, un controllo attento anche su queste aziende è necessario ed è auspicabile. Da qui anche la revisione dei contratti di servizio può essere certamente il punto di partenza per migliorare quel rapporto di fiducia che deve esserci tra l'amministrazione e la propria società di riferimento partecipata. Sulla base di tali presupposti si è predisposto uno schema di bilancio responsabile, appunto, in cui le entrate sono state previste secondo i principi di prudenza e veridicità stabiliti dal legislatore e come anche viene osservato dall'organismo di revisione. Sono stati rispettati tutti gli equilibri ed i vincoli di bilancio. Sono stati previsti già in fase di progetto risorse per i municipi per un importo totale di circa 230 milioni di euro, in modo tale da consentire i livelli quali quantitativi di servizio, soprattutto con riferimento alle fasce più deboli, quindi al sociale, emersi nel corso del 2016 in particolare, che ha portato l'amministrazione a dover fare ben 3 variazioni di bilancio per superare quella insufficienza e inadeguatezza degli stanziamenti previsti nel bilancio previsionale precedente. Riguardo invece al parere dei revisori, torno velocemente anche su questo, ritengo sia importante chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, il progetto di bilancio è stato adottato, come ricordavo, il 15 novembre scorso ed è stato espresso dai revisori, dall'organismo di revisione appunto, un parere non favorevole. Ecco, su questo mi preme sottolineare il motivo, perché si è perso soprattutto nella discussione anche mediatica. Il parere non favorevole derivava principalmente dagli spazi di finanza pubblica, quindi da fattori che possiamo definire esogeni da questo punto di vista, che sono stati ritenuti non sufficienti per assorbire il verificarsi di tutte le passività che erano definite potenziali, quindi passività che non sono residenti all'interno del bilancio, ma che potrebbero avere una potenzialità in termini di impatto sugli equilibri futuri. Quindi queste sono passività potenziali che minacciano ormai da anni questa amministrazione come una spada di Damocle, la cui tenuta dei conti crea appunto problemi. Responsabilmente si è ritenuto di sospendere quindi i lavori dell'Aula per recepire tutte le osservazioni dei revisori, fornendo così anche, grazie all'incessante lavoro degli uffici, che ringrazio, e come dicevo prima anche dei revisori stessi e dei consiglieri che si sono trattenuti fino a tarda ora, e l'atteggiamento collaborativo che c'è stato anche da parte delle opposizioni, il riconoscimento di circa 100 milioni di euro, 98,6 milioni di euro di debiti fuori bilancio, conseguendo così un doppio effetto positivo. Il primo è stato quello di dare respiro ai numerosi privati, ma soprattutto a piccoli e grandi imprenditori ed aziende che da anni attendevano il riconoscimento dei debiti finora non riconosciuti, e nello stesso momento liberare spazi di manovra per un importo considerevole, beneficiando degli ulteriori 137 milioni di euro di spazi finanziari comunicati
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 7 dicembre scorso ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 61 del 2012. Ecco, sempre parlando quindi di spazi finanziari, ricordo inoltre che ai sensi del comma 466 della legge di bilancio 2017, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 17-19, determinato per il solo 2017, produce un miglioramento in termini di spazi finanziari di circa 60 milioni di euro. Quindi anche questo, l'introduzione in legge di bilancio di questo beneficio, che non era stato quindi considerato all'interno della previsione di bilancio del 15 novembre, perché sapete bene che la legge di bilancio è stata approvata successivamente, ha prodotto un ulteriore beneficio proprio in termini di spazi finanziari, quegli spazi finanziari di cui ho parlato prima, che si sono liberati anche per effetto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Ricordo anche che il comma 467 della medesima legge produce una premialità per gli enti che approvano il bilancio entro il 31 gennaio 2017, che si traduce per Roma in ulteriori spazi finanziari che vengono stimati all'incirca a 15 milioni di euro. Pertanto, in tema di rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i fattori esogeni ed endogeni sopra descritti sono stati certamente superati. Anche l'emendamento di bilancio di cui vi ho fatto cenno precedentemente, ma che adesso illustro nel dettaglio, sempre per il bilancio previsionale 2017-2019, rappresenta un altro punto di discontinuità rispetto alle osservazioni dei revisori. Mi riferisco in particolare all'emendamento che è stato deliberato dalla Giunta Capitolina lo scorso 19 gennaio, che prosegue, è nella stessa linea di quel percorso intrapreso con il progetto di bilancio di novembre. In particolare, cosa fa questo emendamento? Da una parte, recependo le osservazioni dei revisori, produce un miglioramento in termini di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Perché? Perché vengono inseriti investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinanti ad alto rischio ambientale, che ai sensi del comma 492 sempre della legge di bilancio 2017 possono essere esclusi dalle spese rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finale di competenza. Parliamo in questo caso di circa 15 milioni di euro finanziati, e andiamo nello specifico, nello specifico al collettore del bacino di fosso di Campomorto, alle fognature di Via Formia, alla frana Via Moricca e Villa Veschi e al collettore di Via della Farnesina. Vi è poi un altro aspetto, che è quello dei debiti fuori bilancio, perché vengono portati dal rendiconto al bilancio dei fondi passività potenziali circa 90 milioni di euro. 40 milioni riguardano i contenziosi che sono stati comunicati dall'Avvocatura, 35 milioni riguardano sentenze esecutive e 13,9 milioni sono utenze da riconoscere alla CEA, che sono già state deliberate in giunta lo scorso 30 dicembre. Vi è poi un'ulteriore attività che si è voluta portare avanti con questo emendamento, sempre nella linea di garantire quelli che sono gli equilibri anche futuri di questa amministrazione, ovvero gli accantonamenti per passività potenziali. Vengono quindi realizzati ulteriori accantonamenti per circa 2,5 milioni di euro per il 2017 e circa 10 milioni sul 2018 per le passività potenziali le abbiamo destinate alla metropolitana linea C. Per la parte corrente, sempre parlando dell'emendamento, abbiamo svolto un'ulteriore attività di revisione. Allora, con il 15 novembre, la data di approvazione del progetto di bilancio e l'adozione dell'emendamento in giunta, produce
un vantaggio in termini di recepimento di quelle che sono le esigenze che sono state manifestate non solo dai dipartimenti, ma anche dalle stesse commissioni che per diverse volte, soprattutto in 11 sedute, in forma congiunta, hanno delineato alcune esigenze specifiche che non erano state recepite immediatamente all'interno della progettazione di bilancio iniziale. Pertanto sono state reperite le coperture necessarie, in particolare sulla parte della manutenzione urbana. Ricordo che anche qui sono state anche recuperate alcune entrate. Quindi, per quanto riguarda le spese, dicevo, manutenzione urbana, sono stati destinati ulteriori 24 milioni, suddivisi in questo modo: abbiamo destinato 4,8 milioni per la manutenzione delle caditoie, 4,8 milioni per la viabilità municipale, 4 milioni per l'illuminazione pubblica, 3 milioni e mezzo per la segnaletica stradale, integrato il contratto di servizio di risorse per Roma per 2 milioni, finanziate le piste ciclabili per 1 milione e poi finanziato anche il piano LED e i servizi di videosorveglianza e marciapiedi. Anche per quanto riguarda la scuola abbiamo fatto ulteriori variazioni in incremento. Parliamo di 17,5 milioni di euro che possono essere suddivisi in questo modo: 14 milioni per la refrizione scolastica, 2 milioni per la vulnerabilità sismica e 1 milione e mezzo per la piccola manutenzione. Anche sull'ambiente sono stati fatti degli ulteriori stanziamenti, parliamo di circa 9 milioni di euro sull'ambiente per la manutenzione di alberature e verde pubblico. Anche a livello urbanistico sono stati destinati ulteriori 3 milioni di risorse per realizzare l'archivio informatico dipartimentale. Inoltre, per il biennio successivo 2018-2019 si prevedono 60 milioni in più di proventi da concessioni edilizie per opere di urbanizzazione. Abbiamo ad esempio quindi risorse da destinare alla manutenzione stradale, 30 milioni, per il risanamento degli edifici nei centri storici e nelle periferie degradate, parliamo di circa 15,5 milioni, per il verde pubblico, 10 milioni, per le fognature e la rete di smaltimento delle acque, 2 milioni e mezzo. Vado avanti, perché questo era soltanto uno degli aspetti di parte corrente. Continuiamo e proseguiamo sempre con l'emendamento che è andata nella direzione di cui ci siamo detti. Sempre partendo dal bilancio previsionale approvato e adottato in giunta il 15 novembre, ci sono ulteriori 107 milioni di nuovi investimenti sul triennio. Sono stati destinati prevalentemente sui trasporti. Abbiamo 54 milioni che è stato possibile inserire in bilancio proprio perché ne abbiamo ricevuto contezza soltanto nel corso della fine dell'anno per interventi finanziati con fondi POR. Quindi parliamo 20 milioni per nuovi autobus, 20 milioni per nodi e parcheggi di scambio e 14 milioni per tecnologie informatiche e telematiche. Inoltre vi sono 8,3 milioni per il GRAB. E è un contributo che viene finanziato con un contributo dello Stato e poi vi sono 17,5 milioni finanziati da indebitamento. Ecco, questi sono ulteriori attività che sono state, iniziative che sono state adottate. Parliamo quindi di corsie preferenziali, sono circa 11 milioni. Vi è un obbligo di legge che riguarda l'adeguamento antincendio delle stazioni metro A e B, sono circa 5 milioni. Vi è una pista ciclabile in via Tuscolana di 700.000 euro e l'isola ambientale per Monti per altri 700.000 euro. Vi sono poi anche le strutture sportive, qualche consigliere ne parlava, sulla necessità appunto di lavorare in questo senso. E effettivamente siamo riusciti a recuperare delle risorse anche di terzi per ristrutturare il palazzetto dello sport di zona Cesano,
parliamo di 1,7 milioni di euro, e poi la ristrutturazione dello spalazzetto dello sport di Viale Tiziano sono circa 2 milioni di euro. Queste le iniziative che sono state recepite all'interno del bilancio con l'emendamento di giunta del 19 gennaio. Non ci fermiamo qui, perché non si parla soltanto di risorse all'interno di un bilancio, si parla anche di prospettive. Ricordo alcuni interventi dei consiglieri di opposizione che lamentavano proprio questo aspetto. Allora il DUP è stato emendato, è stato integrato, non perché non fosse in linea con quelle che sono le prescrizioni e le prospettive di questa amministrazione, bensì per dare maggiore forza all'azione amministrativa in termini di contenuti e di azioni. Specificamente mi riferisco alle entrate, ad esempio. Quindi è chiaro che le entrate di Roma Capitale, come per tutti gli altri comuni, risentono dello stato di crisi, e quindi una riduzione dei trasferimenti da parte dell'amministrazione centrale e la riduzione della leva fiscale, perché ricordo che la cancellazione della TASI prima casa o le restrizioni sull'IMU non aiutano in tal senso, compreso il blocco delle tariffe. Quindi anche qui gli enti locali si devono muovere in tutti i modi, devono diventare degli strateghi per trovare nuove risorse. Fortunatamente questa amministrazione dispone di ampi margini anche in tema di contrasto all'evasione. Quindi si è pensato di integrare il documento unico di programmazione definendo esattamente qual è la governance del sistema di riscossione che si vuole portare avanti, ovvero attivando una seria cooperazione con l'amministrazione finanziaria, quindi parliamo dell'Agenzia delle Entrate, e anche per gli aspetti legati al territorio. Un'integrazione delle banche dati è un certo punto di arrivo e di approdo per migliorare la lotta all'evasione fiscale, un potenziamento della società in-house di questa amministrazione Equa Roma per la riscossione degli arretrati ICI, IMU, contributo di soggiorno e contravvenzioni, e vi è poi un'ulteriore attività legata all'internalizzazione della TARI prevista dalla norma. Quindi parliamo di gestione diretta da parte di Roma Capitale della tassa sui rifiuti, che comporterà evidentemente benefici sia sotto il profilo di un maggior controllo della base imponibile e dei fenomeni di elusione ed evasione, sia per quel che concerne la certezza e la tempestività degli incassi. Altro tema che è stato oggetto anche di approfondimenti mediatici è quella riguardante i beni immobili di questa amministrazione. Allora, in questo senso ci si è mossi sulla valorizzazione dei beni immobiliari, quindi si intende rilanciare un ambizioso progetto di valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale, continuando nell'opera di ricognizione degli immobili del Comune e di monitoraggio sui patrimoni delle società partecipate. Noi le vediamo come un unicum. Chiaramente il primo punto di partenza è il nuovo regolamento delle concessioni, un nuovo regolamento che è in corso di definizione e che prevede al suo interno principi di trasparenza e legalità nella gestione dei beni comunali, in cui vi deve essere un profondo coinvolgimento anche dei municipi, che sono le strutture più prossime ai cittadini, e che quindi verranno da questo punto di vista potenziati nella dotazione di personale. Su questo già abbiamo lavorato e pensiamo che si potranno vedere i benefici. Vi è quindi poi un obbligo di revisione di quelli che sono i canoni di mercato, i canoni degli immobili per le locazioni, e soprattutto occorre rivedere il sistema di riscossione di tali canoni. Per questo si ritiene che una valutazione attenta sull'internalizzazione di tale servizio debba essere comunque fatta. Vi è poi il punto degli impianti sportivi.
Anche il regolamento sugli impianti sportivi, quindi, rappresenta un altro punto di novità e di importante riqualificazione del territorio e delle casse anche comunali, perché anche per gli impianti sportivi si prevede il pagamento di un canone. Da qui è necessaria una classificazione sulla base della redditività e soprattutto della complessità di gestione. Quindi anche qui l'amministrazione capitolina dovrà decidere come disciplinare le pratiche sportive nei propri impianti, appunto nei propri impianti disponibili sul territorio. Vi è poi un altro aspetto che riguarda il fenomeno della criminalità, ovvero la disponibilità di patrimoni che vengono sequestrati o confiscati dall'autorità giudiziaria e che solitamente rappresentano un beneficio per tutte quelle realtà che vogliono operare in termini di beneficio sociale. Anche qui vi è l'idea di lavorare molto nell'utilizzo di tali immobili al fine anche di ridurre il fenomeno dei fitti passivi. Ricordo ad esempio che per finalità sociali spesso l'amministrazione si trova a dover pagare anche fitti passivi per ospitare famiglie indigenti e in difficoltà. Quindi si ritiene quindi che tali immobili debbano essere finalizzati sia per fini istituzionali, come già avviene anche in altri casi, per fini sociali, come dicevo prima, e anche per fini abitativi in termini di accoglimento di quelle che sono le graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica. Attualmente gli immobili di cui parliamo sono circa 66 immobili che si trovano su tutto il territorio di Roma. Anche lì deve essere fatta un ragionamento serio su come gestire questi immobili, se questi immobili appunto debbano essere utilizzati per iniziative di natura socioculturale oppure se debbano essere affittati o in alcuni casi anche dismessi. Qui il concetto è non alienare per non avere nulla, bensì per impoverirsi, bensì dare la possibilità all'amministrazione di disporre di ulteriori strutture ad esempio che potrebbero riguardare nuove scuole, no? E possono agevolare anche lo scorrimento di ulteriori graduatorie in termini di servizi scolastici. Anche la riduzione dei costi energetici e gestionali possono essere un altro punto di partenza importante sugli immobili, perché si può sicuramente usufruire di incentivi e di finanza agevolata. Questo per quanto riguarda gli immobili, queste le linee generali. Anche sulle partecipate però non ci fermiamo. Parliamo ad esempio che in linea con ciò che è stato definito nel quinquennio 2016-2021 si stanno portando avanti alcune iniziative nel rispetto del piano di riequilibrio di Roma Capitale. Quindi parliamo della riduzione e dell'aggregazione di organismi partecipati secondo il cosiddetto decreto Madia. Quindi ad esempio si sta provvedendo alla liquidazione di Roma Patrimonio, di SAR, di Centrale del Latte, di Roma Energia, del Centro Ingrosso Fiori e di ATL Lazio. Vi sono poi nuovi contratti di servizio che prevedono un meccanismo di monitoraggio economico e finanziario e controllo di performance. Mi riferisco ad esempio ad AMA, dove vi sono appunto dei comitati di vigilanza che verificano i livelli di servizio e, se non in linea, propongono l'applicazione di penali. Ci troviamo in questo momento in una sede di sperimentazione con AMA, ma intendiamo proporre tale meccanismo anche su ulteriori aziende dell'amministrazione che erogano servizi pubblici. Poi vi sono sinergie operative per le attività svolte dalle aziende. Per esempio parliamo del gruppo di lavoro che è stato creato ACEA, AMA e ATAC, proprio perché si ritiene che
l'iterazione tra queste tre grosse realtà può aiutare a definire best practice all'interno del panorama gestionale. L'offerta dei servizi delle società in-house al mercato, anche questo è un altro punto sul quale intendiamo operare. Ovviamente il mercato è accedibile in misura non superiore al 20% delle attività, proprio perché si vuole dare uno stimolo in più a tali aziende nel porsi sul mercato e confrontarsi con altri competitor, e questo può soltanto che beneficiare tutta l'intera amministrazione, sia in termini di recupero di risorse, sia di utilizzo di personale, anche perché ricordiamo bene che in molte di queste aziende il rapporto degli occupati è molto alto. Anche il bilancio consolidato di gruppo può diventare uno strumento operativo e gestionale in grado di garantire una migliore e più trasparente rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo. È un obbligo di legge e su questo occorre lavorare. Questi sono gli aspetti principali sui quali ci siamo voluti soffermare proprio con questa manovra di bilancio. Sulle specifiche questioni, invece, siccome ritengo che ogni contributo di ciascun consigliere debba essere valorizzato nel modo più corretto, ho predisposto nel corso delle discussioni ho predisposto delle note alle quali adesso vorrei rispondere. Allora, per quanto riguarda in particolare quelle che sono le misure di contrasto alla spesa facile, ecco, abbiamo appunto avviato una riduzione dei costi della politica. Quindi su questo si è operato molto, perché da una parte si sono ridotte le utenze di circa 12 milioni, centralizzando i contratti, quindi gli edifici dell'amministrazione, gli edifici istituzionali costano di meno. Vi è una ulteriore attività che non riguarda in questo caso gli organi istituzionali, ma riguarda in generale la spesa. Parliamo ad esempio della chiusura dei centri abitativi di accoglienza abitativa temporanea. Sono circa 7 milioni di euro che si sono prodotti come risparmi e che si vanno a produrre. Vi sono delle spese di gestione del patrimonio che si sono ridotte di circa 5,2 milioni di euro proprio per effetto della razionalizzazione anche dei canoni di locazione, che si sono ridotti di circa 3 milioni di euro. L'emendamento di giunta poi produce ulteriori razionalizzazioni di spesa per 1,2 milioni di euro inerenti l'attività di stampa e impaginazione degli atti della giunta e dell'assemblea capitolina. Cosa abbiamo fatto poi sul fronte del personale? Allora, anche qui questa amministrazione si è mossa in maniera molto efficace. Innanzitutto perché ha sbloccato l'annosa vicenda del salario accessorio degli oltre 23.000 dipendenti capitolini, che a novembre, dopo un'interlocuzione molto forte e efficace con l'amministrazione finanziaria, ha prodotto nelle tasche dei dipendenti comunali un conguaglio proprio sull'anno 2015. Non solo, non ci siamo fermati qui. Siccome abbiamo rilevato il grido, l'urlo che veniva da tutti i territori, soprattutto dagli uffici, della carenza di tecnici, sono stati sbloccati i concorsi per 136 architetti. Sapete bene che qualsiasi progetto, soprattutto adesso con le nuove norme legate all'armonizzazione contabile, è necessario disporre di progetti che siano definitivi per poter andare avanti con le programmazioni. Sono stati sbloccati i concorsi anche per gli istruttori di polizia locale, circa 300 posizioni. Poi si è provveduto anche all'assunzione di 191 dipendenti che sono stati recuperati dal cosiddetto concorsone, che è stato sbloccato a ottobre per altri 485 vincitori.
Quindi si è operato uno scorrimento delle graduatorie e una proroga delle graduatorie in scadenza economicamente più vantaggiose rispetto ai nuovi concorsi, come qualcuno ricordava sempre in quest'Aula. Vi è poi il punto legato alla Polizia Locale. Ecco, anche qui riteniamo opportuno che debba essere fatto un ragionamento sull'equo indennizzo, che appunto non vede gli operatori attualmente coperti da una polizza assicurativa, come avviene per esempio con le forze dell'ordine e la polizia dello Stato, e quindi riteniamo che anche un ragionamento su questo aspetto debba essere portato avanti. Anche il nuovo contratto di lavoro decentrato deve diventare un altro punto sul quale questa amministrazione vuole lavorare. È in corso infatti la trattativa e in questo caso quello che si vuole fare è responsabilizzare ed incentivare l'operato e l'attività del personale sulla base di risultati concretamente misurabili. Anche qui si chiude un ulteriore aspetto, che è quello appunto del personale, ma non può trascendere dal personale che si trova anche all'interno delle società partecipate. Vi sono molte discussioni anche in merito a questo, alla sostenibilità dei costi delle società, ma anche dei livelli occupazionali. Ecco, quando si sentono tanti proclami in merito alla chiusura delle aziende, alla razionalizzazione, mi sembra che spesso ci si dimentichi che dietro ogni azienda ci sono tante famiglie, ci sono tanti lavoratori, e questa è un'attenzione che noi abbiamo e che certamente non trascuriamo. Ecco, ricordo a tutti che le società in house del Comune di Roma svolgono un lavoro importante. Ci auguriamo che il management che via via viene motivato e soprattutto anche integrato possa intercettare l'esigenza di questa amministrazione, che da una parte desidera un impegno forte da parte di tutti, come lo stiamo facendo noi qui in quest'Aula, però allo stesso momento anche un impegno da parte di tutte le strutture, sia quelle dipartimentali, cioè i cosiddetti dipartimenti cliente, che sono chiamati a vigilare e verificare il corretto operato delle aziende, ma nello stesso momento anche un impegno forte da parte di tutti gli amministratori che devono dare l'esempio ai loro dipendenti su quello che deve essere fatto e che non si può trascendere per garantire livelli di qualità ed efficienza. Da qui non trascende il problema già sollevato più volte riguardo alla Roma Multiservizi, che appunto riguarda un contratto di servizio di 12 milioni di euro e che rilevano delle criticità. Anche su questo l'attenzione è massima da parte di questa amministrazione. Su Pharmacap abbiamo pensato, invece di andare avanti con iniziative drastiche, abbiamo pensato che la prima cosa che occorre fare sempre e comunque non è solo garantire i livelli occupazionali, ma anche garantire che queste aziende siano sostenibili, possano stare sul mercato e possano reggere alla competizione. Questo è il primo dovere di un amministratore, e su questo abbiamo previsto uno stanziamento di circa 600.000 euro per dare quell'agibilità che serviva in termini di servizi sociosanitari che Pharmacap eroga, ma nello stesso momento anche nominare un nuovo commissario affinché possa condurre un progetto verso l'efficienza e la valorizzazione di tutte le farmacie comunali. Su ATAC non mi dilungo molto, penso che le criticità le conosciate tutti. In effetti la prima criticità più grande è legata ai mezzi stessi, quindi al patrimonio strumentale dell'azienda, che sono obsoleti, mezzi obsoleti, e questo produce un'esigenza non solo di investimento ma anche di azione sul contratto di servizio. Occorre quindi
ripensare a quelle che sono le misure, non soltanto legate alle corse dei mezzi, quindi come appunto erogare i servizi all'interno del territorio, bensì anche contrastare l'evasione tariffaria, che è un altro elemento importante. Su questo una sperimentazione è in corso proprio con i controllori. Su AMA sono stati fatti alcuni passi importanti, soprattutto sul piano tariffa dell'AMA. Quindi diciamo che c'è stato un impegno forte ad ampliare la base imponibile per ridurre il costo della tariffa. Dal 2017, come dicevo poc'anzi, è prevista appunto la reinternalizzazione della Tari come tributo e, oltre a essere un obbligo di legge, è foriera certamente di un miglioramento della complessiva situazione finanziaria del Comune. Alcuni consiglieri hanno menzionato, sempre nella loro discussione sul bilancio, hanno fatto cenno ad alcune opere che erano presenti nei precedenti piani di investimento e che poi non hanno trovato accoglimento all'interno della progettazione di bilancio di novembre. Ecco, anche su questo mi preme dire, allora, come vi ho già spiegato, noi abbiamo ricevuto contezza degli spazi finanziari aggiuntivi soltanto il 7 dicembre. Abbiamo presentato il bilancio il 15 di novembre, abbiamo fatto quello che qualsiasi buon padre di famiglia avrebbe fatto: devo riconoscere debiti fuori bilancio, ho bisogno di liberare più spazi possibili affinché possa proseguire questa attività. E quello abbiamo fatto. Molte di quelle opere che abbiamo definanziato erano opere che non erano neanche partite, e pertanto abbiamo ritenuto che tali opere potevano essere reinserite nuovamente col bilancio, con una versione di bilancio l'anno successivo, proprio per liberare quegli spazi che servivano per dare seguito all'attività che poi abbiamo realizzato sui debiti fuori bilancio. Quindi è stata un'esigenza dettata dalla mancata comunicazione tempestiva sugli ulteriori spazi concessi dalla gestione commissariale. Quindi le opere non sono state definanziate, bensì stralciate dal piano di investimenti 2016-2018, perché le strutture hanno dichiarato che non avrebbero indetto la gara entro il 31 dicembre del 2016. Quindi, appunto, come dicevo, sono stati liberati spazi. Parliamo appunto di interventi che sono già finanziati, ad esempio con la legge 396 del 96, la famosa legge di Roma Capitale, e quindi tali risorse sono poi confluite, cioè non si sono perse tali risorse, ed è importante spiegarlo qui: non è che abbiamo perso risorse per la città, queste risorse sono state recuperate all'interno, quindi sono confluite all'interno dell'avanzo di amministrazione vincolato, quindi avanzo che viene utilizzato per ricollocare tali fondi sulle opere, proprio sulla base del decreto del Ministero delle Infrastrutture che ha assegnato il contributo a quello specifico intervento. Abbiamo quindi operato in questo senso e ho spiegato il motivo, e successivamente abbiamo reinserito alcune di queste opere. Il bando periferie, se ne parlava, alcuni consiglieri ne hanno fatto menzione, i famosi fondi ex articolo 11. Ecco, quanto a questo contributo statale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, sono circa 18 milioni complessivi che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato assegnato, e quindi il finanziamento dei progetti presentati è stato garantito con delibera di giunta numero 29 del 25 agosto 2016. Quanto invece al contributo regionale per la riqualificazione dei programmi di recupero urbano, sempre ex articolo 11 della legge 493 del 93, gli uffici stanno effettuando la ricognizione delle entrate, quindi è un'attività in corso. Altri consiglieri hanno fatto riferimento alla famosa tangenziale Roma Tiburtina. Anche qui l'opera è
del 2016 ed è finanziata con avanzo derivante dal contributo statale ex legge 396 del 90 e nel 2016 è stata mantenuta soltanto la parte della progettazione. Viene quindi stralciata la parte dei lavori per l'impossibilità di indire la gara proprio entro la fine del 2016. Anche qui, in questo modo, sono stati liberati spazi di finanza, altrimenti inutilmente bloccati. Il sottopasso di Malafede, anch'essa è un'opera che non è stata stralciata, bensì è stata inserita nel piano di investimenti e finanziata con avanzo di amministrazione, secondo le indicazioni date dalle strutture. Il ponte di Campomorto, anche quest'opera, parlo di queste opere perché sono state menzionate, non è stata stralciata. Trattasi di opera del 2007, finanziata con prestito flessibile, per la quale in sede di armonizzazione dei sistemi contabili, il famoso DLGS 118 del 2011, presentando solo aggiudicazione provvisoria, si è proceduta alla cancellazione per assenza di titolo giuridico. È stata inserita nel piano investimenti ed è finanziata con avanzo da mutuo. Il ponte della Scafa, anch'esso altra opera che era prevista, come le precedenti, non è stata stralciata. Presenta un'esigibilità 2016-2017, 2018 e 2019. Anche qui il Dipartimento competente, il SIMU, ha confermato che non c'è nessun problema ad operare un'attività in tal senso. Altro tema riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. È stato dibattuto molto questo tema. Allora, i fondi della manutenzione ordinaria delle strade, quindi parliamo della viabilità, della grande viabilità e della piccola viabilità, quindi SIMU e municipi, sono in linea con i fondi utilizzati nel 2016. Parliamo di circa 50,7 milioni di euro e comunque sono somme superiori a quelle delle annualità precedenti, dati della Ragioneria. Quanto alla manutenzione straordinaria, è necessario ovviamente agire, come è stato detto tante volte, sulla qualità degli interventi e su questo si sta operando. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, infine, per la spesa corrente sono state stanziate nel 2017 diverse risorse che sono superiori rispetto al 2016. Parliamo di 1,8 milioni di euro contro l'1,1 milione di euro, di cui 1.200.000 euro riguardano la manutenzione ordinaria di impianti sportivi. Il tema del decentramento. Anche lì ci si è soffermati nel corso della discussione sul bilancio. Allora, ricordo che questa amministrazione ha realizzato un bilancio privilegiando innanzitutto le strutture territoriali, cioè non si è toccata la disponibilità delle strutture territoriali, bensì la si è integrata. Parliamo di oltre 18 milioni di euro che sono stati erogati e garantiti anche con questo nuovo bilancio per i servizi sociali, variazioni che sono state fatte nel 2016, proprio perché i fondi stanziati nel bilancio previsionale di Tronca del commissario Tronca non erano in linea con le esigenze che in realtà si sono riscontrate poi nel corso dell'anno e da qui abbiamo quindi assicurato questo ulteriore stanziamento rispetto al previsionale. Ulteriormente abbiamo dato ai municipi 28 milioni per far fronte a diverse esigenze di bilancio, quindi sono state integrate ulteriori risorse per l'attività dei municipi e poi sono stati erogati ulteriori 10 milioni di investimento per la manutenzione stradale di competenza. Quindi sono state date ulteriori risorse, ripeto. Ultimo aspetto che avevo già premesso prima, sempre parlando di personale, è stato il rafforzamento della dotazione di personale, in particolare in funzione di controllo proprio sul patrimonio, quindi anche qui i tecnici di cui sopra. La cultura, anch'esso tema che è stato oggetto di grande discussione e dibattito. Allora,
Diciamolo chiaramente, il nuovo progetto di bilancio emendato dalla Giunta per il 2017 stanzia proprio per la spesa corrente delle sole attività culturali circa il 4,5% in più rispetto al bilancio previsionale del 2016, quindi sono risorse in più, e solo l'1,7% in meno rispetto al bilancio assestato. Va però considerato, nel momento in cui facciamo questo paragone, il venir meno di fondi straordinari per il Giubileo, destinati a diversi enti culturali e ovviamente, siccome sono risorse straordinarie, non ripetitive, non sono presenti nella programmazione del 2017. Infine, si è parlato anche di riduzioni di fondi. In questo caso si parlava del Pala Expo. Allora, si spiega questa riduzione con il fatto che non va più assicurata la gestione delle scuderie del Quirinale, passata al Ministero per i beni del MIBACT, e che pesavano sull'attività dell'azienda per una cifra molto superiore alla contrazione prevista nel bilancio. Quindi in realtà si è avuto un incremento. Il contributo alla Fondazione Musica per Roma, mi preme sottolinearlo, resta invariato rispetto al 2016, perché appunto l'emendamento di Giunta stanzia 1 milione di euro in più, inizialmente sottratti dalla progettazione di bilancio di novembre. Alle risorse per le attività culturali vanno infine aggiunte quelle destinate agli investimenti per la gestione e tutela del patrimonio culturale. Parliamo quindi di somme che sono iscritte nei capitoli di bilancio relativi alla sovraintendenza capitolina, quindi vanno lette su quell'altra voce di costo. Quindi parliamo di circa 17 milioni. Non ci fermiamo qui, perché giustamente l'attività dei consiglieri è stata importante e le considerazioni assolutamente ascoltate. Ecco, parliamo di commercio. Allora, sicuramente per i piccoli imprenditori e per il commercio c'è una attenzione particolare per favorire tali iniziative. Parliamo quindi di collaborazioni, di protocolli d'intesa, ma anche di iniziative che possano agevolare le piccole e medie imprese. Un esempio può rappresentare la costruzione di accordi quadro e quindi strategie di gara che vadano nel incontrare anche quello che è un mercato meno imponente dal punto di vista del fatturato, bensì invece imponente dal punto di vista della numerosità. Ecco, su questo l'amministrazione lo ha ben presente. C'è la necessità di un riordino del commercio, come si diceva, e qui anche il decoro e il contrasto all'abusivismo sono iniziative che verranno certamente condotte nel corso dei prossimi tempi, come già si sta facendo oltretutto. Quindi controlli, ma anche sanzioni che possano disincentivare tali comportamenti. Ecco, una regolamentazione efficace dovrà essere certamente rivisitata o comunque ragionata, proprio per consentire una migliore applicazione dei principi di legalità. Anche sugli impianti pubblicitari, i costi dei noleggi degli impianti saranno sicuramente oggetto di verifica per garantire un'equa ripartizione dei guadagni tra pubblico e privato. In questo senso è stato richiesto appunto alla Polizia Locale di lavorare seriamente proprio per ripristinare la legalità, contrastare l'abusivismo, ma nello stesso momento anche quella che possiamo chiamare la sosta selvaggia. Ecco, questo perché una circolazione, una viabilità più a dimensione di cittadino rappresenta anche una garanzia per tutti gli esercizi commerciali che desiderano un ulteriore mercato, ricevere un mercato di persone che si possono muovere e giungere nei tempi adeguati presso le loro strutture.
L'altro punto di vista è l'urbanistica, anch'esso è stato tema molto dibattuto nel corso della discussione. Ecco, grazie all'azione di questa giunta, Roma ha ottenuto 18 milioni di euro proprio per il recupero delle periferie. Un tema importante, sappiamo bene che non è banale, soprattutto per le periferie, perché piccole risorse possono cambiare anche la qualità della vita e la sicurezza di alcune zone. Un'illuminazione fatta bene, ad esempio, può esserne un esempio. Quindi sono somme previste da un bando nazionale della Presidenza del Consiglio e con questa operazione si inizia la riqualificazione dei territori decentrati della capitale, a partire anche dall'utilizzo degli immobili pubblici. Su questo parliamo di caserme e di edifici storici. Sempre nel campo del recupero delle città stanno per concludersi i lunghissimi percorsi approvati sia per la via Guido Reni, sia per Piazza dei Negatori e per gli ex mercati generali. L'attività è in corso e si sta definendo. Roma, insomma, riparte privilegiando il riuso e la valorizzazione di ciò che già c'è, di ciò che esiste. Nei primi mesi di lavoro di questa giunta è stata infine avviata la procedura di acquisto delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica da parte dei legittimi assegnatari e verrà avviata, attraverso una decisa semplificazione procedurale, la conclusione della vicenda del condono edilizio. Quindi, in sintesi, sono in corso azioni per semplificare le procedure e finalmente chiudere questo annoso problema. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, invece, si faceva riferimento a tanti aspetti. Allora, per quanto riguarda il parco di Salone, facendo degli esempi, confermo che è previsto uno stanziamento di 800.000 euro per intervento di risanamento e oltre 3 milioni di euro per la bonifica della discarica di Lunghezza. Tutto questo viene finanziato con contributo dello Stato. Tra le opere abbiamo anche quelle legate al contrasto del dissesto idrogeologico. Il totale sono circa 14,8 milioni di euro. Li avevo già menzionati precedentemente, quindi non vado oltre. Anche qui li avevo menzionati per l'aspetto legato ai benefici che ne possono derivare in termini di spazi finanziari, in quanto la legge di stabilità, la legge di bilancio 2017, prevede delle esclusioni anche su questo tipo di investimenti. Ultimo aspetto è quello delle concessioni sui beni immobiliari, quindi anche qui è in corso l'elaborazione di un nuovo regolamento per valorizzare ed efficientare in termini economici il patrimonio di Roma Capitale. E questo non è un obiettivo banale, perché in questo modo non solo si recuperano risorse, bensì si riducono anche i costi per l'amministrazione. Altro tema molto dibattuto e che è sempre oggetto di grande attenzione, ma ripeto, è un problema che deriva da precedenti amministrazioni ormai, da molti anni, è quello dei punti verde qualità. Anche qui è necessario chiaramente adottare delle iniziative che siano sostanziali, proprio per restituire legalità e possano portare l'amministrazione e la collettività, le comunità, a ricavarne dei benefici effettivi. Da questo punto di vista, un'analisi caso per caso e quindi una valutazione singola di ogni iniziativa potrà portare alla soluzione. È chiaro che questa amministrazione intende valutarne non solo i benefici in termini appunto della qualità della vita e del benessere dei cittadini, ma anche in termini finanziari. Quindi un'opera che è priva di poche autorizzazioni o comunque che deve essere collaudata e che ritorna nella disponibilità del Comune può certamente trovare, se appunto sussistono i presupposti, può certamente trovare una sua soddisfazione in termini di completamento dell'opera e affidamento alla collettività. Su questo comunque è in corso un'attività non solo da parte della Giunta ma anche dei consiglieri di maggioranza che si stanno occupando direttamente della questione. L'utilizzo dei beni demaniali da acquisire. Anche qui è necessario acquisire
chiaramente gli immobili che hanno una vera utilità per la comunità e anche per quindi l'amministrazione, ed è una delle azioni che stiamo portando avanti con i protocolli di intesa che sono stati adottati tra l'Agenzia del Demanio e il Comune, e chiaramente se dovesse essere necessario siamo pronti anche a integrare tali accordi. Un altro aspetto, che è quello che si sta portando avanti, è legato appunto, come dicevo prima, agli immobili ERP, alla vendita anche di alcuni di questi immobili e alla manutenzione degli stessi. Sui beni confiscati già ne ho parlato, parliamo di ottimizzazione del patrimonio confiscato che viene messo a disposizione dell'amministrazione, abbiamo già avviato un'interlocuzione e abbiamo in corso diverse iniziative di utilizzo di tali beni, ma puntiamo a migliorarne ancora il loro uso. Vi è poi un'azione sui fitti passivi, come dicevo, proprio perché moltissime anche società dell'amministrazione, quindi società strumentali dell'amministrazione, pagano dei fitti passivi e non utilizzano immobili disponibili dell'amministrazione. Anche su questo c'è un'attività di ricognizione importante che si sta conducendo. Sui CAT già ne abbiamo parlato e proseguo con il tema molto importante, perché è quello della scuola. Anche qui ci sono state delle considerazioni, delle osservazioni legate al costo degli asili nido, sul fatto che era rimasta invariata la tariffa e che questo in realtà era a deperimento delle famiglie. In realtà si era fatto un ragionamento un pochettino più estensivo in questa sede, perché si era parlato dell'ISEE e quindi dell'adozione del nuovo ISEE, quindi di una specifica variazione in termini di calcolo di accessibilità in termini di patrimoni e risorse delle famiglie per avvalersi dei servizi dell'amministrazione di Roma Capitale. Ecco, questo sicuramente è un aspetto, ma riguarda una normativa nazionale. Per quanto riguarda invece i nidi, possiamo dire che invece le risorse destinate ai nidi sono aumentate, parliamo di circa 600.000 euro, e se facciamo quello che oggi si fa spesso, che i giornalisti amano fare, i confronti, quindi i benchmark tra le varie città italiane, in realtà i servizi educativi per la prima infanzia, nonostante l'aumento tariffario applicato a partire dal 2015-2016, si presentano caratterizzati comunque da costi contenuti. Quindi a Roma, come rilevato nella relazione dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, il contributo versato dalle famiglie dei piccoli utenti è tra i più bassi della casistica. Le città più care, infatti, sono Torino e Milano. Per quest'ultima, parliamo quindi di Milano, la tariffa pagata dalle famiglie con ISEE pari a 13.547,63 con due figli, uno frequentante il nido e uno la scuola materna a tempo pieno, risulta del 30% superiore a quella di Roma. Quindi questo è il dato che abbiamo raccolto attraverso l'agenzia che fa capo sempre a questo ufficio dell'Assemblea Capitolina. L'altro tema molto importante, ultimo ma non ultimo per importanza, è quello delle politiche sociali, del sociale. Anche qui ci sono state alcune argomentazioni legate alle risorse che venivano destinate alle popolazioni rom, sinti e camminanti, e quindi che si andava si andavano a erogare risorse a cittadini che di serie A e si creavano quindi cittadini di serie B. Allora, da questo punto di vista mi preme dire che le risorse stanziate sono comunque in linea con quelle degli anni precedenti, quindi non parliamo di incrementi o altro, però dall'altra parte, per chi ha avuto la possibilità di leggere l'emendamento al DUP, avrà potuto valutare anche l'inserimento di un ulteriore paragrafo che specifica nel dettaglio il tema del superamento dei campi rom. Su questa iniziativa l'attività principale è quella di
ripercorrere esperienze che si stanno conducendo in Europa sotto questo lato e nello stesso momento recuperare anche le risorse che l'Europa destina proprio per queste iniziative. Quindi il nostro obiettivo non è utilizzare risorse dei cittadini per risolvere questo problema, bensì utilizzare le risorse che l'Europa mette a disposizione per risolvere questa situazione, per superare la problematica dei campi Rom. Sul piano freddo si è parlato, per i senza fissa dimora, anche qui è stato finanziato il piano freddo e poi è stata fatta una, diciamo, alcune indicazioni riguardo ai portatori di handicap. Anche qui il bilancio non va mai visto per singola voce, ma va visto nella sua integrità delle misure. E anche qui il totale delle risorse destinate ai disabili, sommando quindi il trasporto per i disabili, non si è modificato. E per i minori, quello che si diceva sui minori, gli stanziamenti sono in linea con quelli precedenti. È chiaro che alcune diminuzioni riguardano i fondi stanziati per i minori in affido, ma questo dipende dalla difficoltà di prevederne la domanda. Ma comunque sapete bene che tale esigenza è stata sempre soddisfatta nel tempo. Riguardo sempre al tema delle politiche sociali, mi preme ricordare che l'emendamento di cui si è parlato destina ulteriori, cioè rappresenta, diciamo, un intervento di circa 60 milioni di euro rispetto allo stanziato della gestione commissariale, e quindi parliamo di un'iniziativa generale che inglobando anche l'emendamento pesa circa 60 milioni di euro e che prevede per i municipi 28 milioni di euro, quindi per l'erogazione dei servizi sociali erogati sul territorio. In particolare per cosa? Perché a volte si chiede sempre: ma cosa vuol dire sociale? Stiamo parlando di servizi concreti, cioè di assistenza ad alunni con disabilità, assistenza domiciliare per i disabili, i trasferimenti a sostegno delle famiglie e i contributi per minorenni dati in affido. Infine c'è anche l'assistenza domiciliare, non dimentichiamoci degli anziani, l'assistenza domiciliare per i minori e tutti i progetti sociali che sono in corso o che si intende portare avanti proprio in questa prossima programmazione di bilancio. Vi sono poi ulteriori risorse, circa 24 milioni di euro, per persone e famiglie, sempre rispetto al dato inserito nel bilancio 2016-2018, che riguardano i minorenni e asili nido, la disabilità, gli anziani, i fenomeni di esclusione sociale, il diritto alla casa, ecco, iniziative ulteriori di finanziamento. Vi sono 8 milioni di euro, per esempio, che riguardano, con l'emendamento di giunta, che riguardano l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e progetti dedicati specificamente a persone con sindrome di Down, quindi interventi a favore di persone affette da sclerosi da SLA e poi il sostegno a persone affette da HIV. Vi sono anche poi affidi per l'affidamento familiare e il sostegno agli anziani e ai senza fissa dimora. Queste le iniziative che l'amministrazione sta programmando e sta portando avanti con questa pianificazione che è stata integrata, appunto, come vi ho detto, e che cerca di intercettare tutte quelle che sono state le dinamiche non solo raccolte nel corso del tempo, bensì quelle evidenziate nel periodo che è andato dal 15 novembre al 31 dicembre, dettato proprio dal fatto che l'amministrazione, come tutte le amministrazioni comunali, richiede comunque tempo per accertare le somme e verificare esattamente gli impegni di spesa per gli anni a seguire. Un esempio è stato quello delle mense scolastiche, come anche altri importi, le entrate che non erano state comunicate entro il 15 novembre e che poi sono state inserite all'interno dell'emendamento. Ecco, questa è l'attività che si è fatta, è un'attività semplicemente di riorganizzazione di quelle che erano le poste di bilancio,
sono state recuperate ulteriori risorse che sono state destinate, come avete visto, altre risorse sono state recuperate dal fondo di riserva che era stato oltretutto individuato da alcuni consiglieri come un tesoretto che andava in realtà destinato ad altre finalità, cosa che è stata fatta. Pertanto riteniamo che con questo emendamento di bilancio, col progetto di bilancio presentato a novembre, finalmente per Roma si apre una nuova opportunità, quella di ripartire. Grazie.